Buongiorno a tutti, siamo giunti per le strade di Nuova Capenna. Molte famiglie si contendono il trono per la città e oggi noi andremo a vedere cosa ciccia fuori. Con la prima ricompensa con l'avatar di Obnixilis, animale da compagnia costrutto avversario e la bustina di Giada, fonte di speranza. A livello 2 ci sarà, quando ovviamente mi fa vedere intanto che si impappina il tutto, lo stile della carta dell'iniziata degli intermediari. La bustina di Magic di Nuova Capenna. Per poi saltare subito immediatamente a livello 7 con l'iniziato dei cabaretti, che è un cittadino procione, incredibile. Livello 8, una carta premium mitica, una palla, una sfera della maestria e in più l'iniziato del maestro come stile di carta, 300 pippi. Vabbè che sono due pagine in meno della maestria, giustamente. Poi, livello 12, lo stile della carta del talismano dei cabaretti, che praticamente è un istantaneo. Ah, io credevo che fosse un incantesimo, dato che questa è un'espansione con 3 mana come parte base dei vari mazzi. A livello 14 troviamo l'iniziata degli Obscura e una sfera della maestria. L'iniziato dei rivettatori, sempre una sfera. Livello 18, lo stile della carta del piazzale botanico, molto bellino. Una sfera della maestria che accompagna il talismano del maestro. A livello 20, una carta premio mitica. E si va avanti. Pagina 3, 300 pippi. Talismano degli Obscura con una sfera di maestria a livello 22. Un'altra sfera con il circuito da corsa, bellissimo questo, montagna e foresta. Livello 25, carta prima mitica nella parte base, quella, come dire, gratuita, una sfera. Livello 26, il talismano dei rivettatori, molto bellini. A livello 28 c'è le torri dei ponti aerei. E a livello 30 c'è un costrutto rustico con una sfera di per la maestria, che poi andremo a vedere anche dopo. Se magari andasse avanti. A livello 31 c'è la stazione tranviaria. Altri pippi. Un'altra sfera. Un'altra carta prima mitica a livello 35. A livello 36 invece c'è il distretto del lungo fiume. È una sfera. Livello 38, covo degli intermediari, che credo sia una terra. Credo, è una sfera. Livello 40, una carta mitica. Andiamo alla pagina numero 5. Livello 41, l'arrivista sfacciato con una sfera. Livello 44, cortile dei cabaretti con una sfera sempre. 300 pippi a 45, 47 carta premio mitica. Altre bustine, ovviamente, anche delle altre espansioni. Livello 49, valutatore di cadaveri. Molto bene, molto bene. Livello 50, costrutto demoniaco più una sfera del drago. Per andare al livello 6, pagina 6. Al livello 52, il teatro del maestro. Livello 54, capitana dei manovali, che è dei rivettatori. Buongiorno, buongiorno. Livello 57, il duellante disciplinato. Mo' arrivano anche le creature. Al livello 59 c'è la bottega degli Obscura, che è una terra. A livello 60 c'è questa bella bustina protettrice, bustina pregiata del tesoro. Sono molto belli i tesori di questa espansione, che poi magari riusciremo ad andare a vedere. Livello 63, Belvedere dei rivettatori, carta premio mitica, due palle della sfera della maestria. E per finire il ladro agile al livello 69, concludendo col livello 70. Non capisco perché abbiano messo sta busta. Vabbè, adesso andiamo a vedere l'albero della maestria. E benvenuti a tutti. L'albero della maestria, che questa volta invece di bustine protettrici ci dona degli avatar, iniziando con quella, diciamo, della banditi mascherati. Molto bella, un 5-5 farabutto procione.
avatar di Zia Tora l'inceneritrice. Poi ci sarà lo stile di Mister Orfeo la roccia. L'influenza dei rivettatori. I rivettatori credo che siano la famiglia dei lavoratori, ecco. Ognis, la sferza del drago. E per finire la carta rara mitica Zia Tora l'inceneritrice. Per quanto riguarda la famiglia dei cabaretti, i due soluti licenziosi, l'avatar di Jetmir, fulcro dei bagordi, Rocco, chef dei cabaretti, quelli che si solleticano e si sollacciano ai teatri con bagordi, l'influenza dei cabaretti, l'incantesimo, Ginny Fay, mano destra di Jetmir. E per concludere, Jetmir, fulcro dei bagordi, colui che farà intrattenere tutti. La terza è la famiglia degli intermediari, con i giudici di sparo. Credo che più che altro questi siano i tizi che portano la legge nelle strade di Nuova Capenna. Con Falco Sparo, tessitore di intese. Stia della carta la grella alla gazza, esattamente ella, influenza degli intermediari, Rigo, mentore della vita di strada, e Falco Sparo, tessitore di intese. Credo che questa sia la famiglia, diciamo, che cerca di portare tutti a quieti viveri. Questa invece è la famiglia oscura, Serafina frantumata, l'avatar Raffine veggente cospiratrice, Quezza, augura di agonie, influenza degli obscura, Toluz, capotreno scaltra, e Raffine, veggente cospiratrice. Per finire, l'ultima famiglia è quella dei maestro, che è la carta, quella rara mitica, una bomba, fuori legge affascinante, Lord Xander il collezionista, l'avatar, Cormela, ladra affascinante, l'influenza dei maestro, che sono incantesimi, Evelyn, l'avida, e se magari si spostasse sto coso, Lord Xander, il collezionista, che mamma mia quanto lo voglio sbloccare. E adesso, per concludere questo spezzettone con la nuova maestria, andiamo a aprire tre buste, sperando di trovare già qualche bella carta. Prima busta, mamma mia, con tutte carte nuove, dato che non ho ancora trovato manco una. Allora, distrugge una creatura avversaria, omicidio, si ritorna al vecchio stile di omicidio di una volta, che ritorna e ritorna e ritorna sempre. Ricercata numero 1 con questo bel tesoro, che sono davvero molto molto belli. Danno collaterale 2, mentre lanci questa magia puoi sacrificare una creatura con forza pari o superiore a 2. Quando lo fai, copia questa magia e se hai dei bersagli puoi scegliere nuovi bersagli per la copia. Ok. Sacrifica l'involto sinistro. Passa in esserto due volte per una carta terra base. Neutralizza una magia non creatura bersaglio. Il suo controllore crea due pedine tesoro. Non male. Se ci sono molti tesori in questa espansione mi fanno comodo, eh. Se bersaglio è un permanente nero, il pestaggio dei butta fuori infligge X danni a una creatura, dove X è la forza maggiore della creatura che controlli. Ma noi vogliamo quella alla ciccia. Sì! Finalmente posso fare il mazzo. Che è lo scrigno 69%? Vabbè. Posso completare il mazzo, mamma mia, che vedete in un prossimo video. Sono felice. Anche se avrei sperato di sbloccare una carta, sinceramente, eh. Se iscrivete nel negozio Play SNC vi sbloccate 3 buste. Quando il funzionario di corte è corrotto entra nel campo di battaglia, un avversario scarta una carta. Ogni volta la seghettatrice ad alta quota blocca una creatura, la seghettatrice prende +2/+0 fino alla fine del turno. Quando la ficcanaso psionica entra nel campo di battaglia complotta, che cosa vuol dire? Per far complottare una creatura, pesca una carta, poi scarta una carta. Se hai scartato una carta non terra, mette un segnalino +1/+1. Ok. Bottega degli Obscura. Sacrificala. Ah. Quando lo fai, passa nel selto che va per una carta pianura, isola o palude, metti al suo campo di battaglia tappata, poi rimesca e guadagni un punto vita. Miei coglioni.
Scegli una creatura bersaglio che controlli, prende più 1 più 0 fino alla fine del turno, infligge danno pari alla sua forza a una creatura o un planeswalker, distrugge un incantesimo o pesca due carte. Minchia. L'entourage elegante. Ogni qualvolta un'altra creatura entra nel campo di battaglia, l'entourage prende più 1 e a travolgere fino alla fine del turno. L'influenza degli intermediari. All'inizio della sua sottofase finale, metti il segnalino più uno su ogni creatura che controlli e un segnalino fedeltà su ogni planeswalker che controlli. Mi coglioni? Non è male sto intermediario, eh? Come incantesimo da. Oh, me la apri l'ultima busta, cosa? Ultima busta! Volare, legame vitale. Tu e un avversario pescato una carta. Metti un segnalino scudo su una creatura. Se un permanente con un segnalino scudo sta per subire danno o sta per essere distrutto, rimuovi invece un segnalino scudo da esso. Espresso di Capenna diventa una creatura artefatto fino alla fine del turno. Sacrifica un tesoro buono. Guarda le prime 5 carte del tuo grimorio. Teatro dei Maestri, sto trovando tutte queste terre speciali. Borseggiatore psichico, che lo facciamo complottare. Quando complotta in questo modo fai tornare fino a un permanente non terra bersaglio in mano sul proprietario buono. Quando la valigetta del corriere entra nel campo di battaglia, crea una pedina a cittadino 1-1. Sacrifica la valigetta, pesca tre carte, ma non vogliamo la ciccia! Che? Questa magia non può essere neutralizzata. Distrugge un permanente non terra bersaglio. Certo, potremmo trovare di meglio, ma ho trovato l'ultima rara. Per porca miseria completare un super mazzo che andrò a completare adesso. Noi ci vediamo al prossimo video, che credo che sarà un incontro così, in attesa di arrivare a sbloccare il gettone del draft. Ma c'era il gettone del draft? Boh!